Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento
poco toccherà anche a te. Pronto? Sì, chi è? Chi? Ma dico, scusi, sa, ma sono le 4. Va bene, aspetti un momento. Ma perché ti sei alzato? Te lo portava a letto? Chi è? È il brigadiere Fumel del 16° distretto. Pronto, chi è? Fu di chi? Fume. È il figlio? Ma che figlio? Fume. Pronto, qui Maigret, cos'è? Chi parla? Aristide Fumel. Beh, certo che ti ricordo. Beh, dimmi, cosa succede? Copriti bene quando esci, eh? Sì. Fa freddo fuori, sai? Adesso telefoni in ufficio che ti mandino una macchina. No, per carità, no, dovrei spiegare il come, il perché. No, prendo un taxi, figurati. Ma che taxi, scusa, ma se vai per servizio? Vabbè, ma non è autorizzato. Devo capitare là, così, come per caso. Ecco cosa ci hanno ridotto quelli là. All'umiliazione dei sotterfugi per fare il nostro dovere. Quelli là chi sarebbero? I dottori. La nuova infornata. Io ero felice prima che arrivassero. Sì, perché i principi erano sacrosanti, più efficienza. Soprattutto basta con i metodi duri. La polizia non è sopra, ma è al servizio del cittadino. Bisogna instaurare un nuovo clima tra il popolo e la sua polizia. E figurati se non ero d'accordo io. Non l'ho sempre detto io, che un vero poliziotto deve armarsi di fantasia e di umanità invece che di leggi e di sfollagente. Certo che l'hai sempre detto. E ti sei fatto anche tanti nemici per questo. E così pensavo fosse giunta l'ora buona. Invece erano parole, sai. Nella pratica sono riusciti a complicare le cose con una valanga di disposizioni, di circolari, che non ti dico. Adesso sono tutti capi e la nostra attività sembra diventata quella di scrivere, passare carte, così. Sì, ma questo che c'entra con Fumero? C'entra, sì, c'entra. Perché un bravo poliziotto come Fumel, siccome non riesce a stendere un rapporto con tutte le virgole, non sa più che pesci pigliare, capisci? E deve ricorrere agli amici. E in via clandestina, con la paura poi di avere grane. Ma di che si tratta? Mi pare una cosa piuttosto strana. Un morto nel Bois de Boulogne, senza neppure un documento. Per di più gli hanno reso la faccia irriconoscibile. Ci vado anche perché spero sia collegato con l'ultima rapina. Quella di ieri. L'ho letto. È pubblicato sull'edizione della notte di ieri sera. Ah, sì? Guarda, Maigret.
Non avete ancora trovato niente? No, ben poco, da quanto mi ha detto Fumel. Ma pare che questo morto del Bois de Boulogne sia vestito come uno dei rapinatori. Ed è proprio nel bois che i banditi hanno lasciato la macchina rubata per la rapina. No, aspetta un momento. Mangia ancora un toast con un po' di marmellata. Grazie. Povero Fumel. Fumel? Ma non è quello un po' grassoccio, con i capelli brizzolati, che ha cominciato la sua carriera con te? E dopo 20 anni è ancora brigadiere? Sì. Ma non è a lui che è scappata la moglie? Sì, 10 anni fa, ancora non se n'è da pace. Perché non l'hanno più ritrovata? No, pare si sia sposata nel Sud America e adesso pare abbia una nidiata di figli, capisci? E lui lo sa che lei... No, non gliel'abbiamo detto, a che scopo? Nel frattempo lui, per consolarsi, racconta i suoi guai a ogni donna che incontra, allora capisci? Ne trovasse almeno una. No, ma che sembra che se ne vada a cercare proprio nel mazzo, nessuna di diretta. Vabbè, se mi sbrigo ripasso, Ciao, tornatene a letto. Sì, tu, sì, ma tu copriti che fa freddo. Senta, tranquilla. Ah, sì, è vero, fa freschino. Vedi. Ciao. Ciao, Maigret. Ciao. Ciao. Cioè, buongiorno. Sì, buonanotte. Prego, il dottor Boron del pronto soccorso. Il medico legale non era a casa. Dov'è? Ah, qui, prego. Chi l'ha trovato? Questi due agenti, durante il loro giro di ronda. Erano le 3:12. Non ho osato muoverlo prima dell'arrivo della magistratura, ma penso trattarsi di frattura del cranio, provocata da diversi colpi. Del cranio? Ma si ha tutta la faccia sfracellata. Non so che cosa stabilirà l'autopsia, ma io ho l'impressione che i colpi al viso siano stati inferti dopo, quando era già morto. Per non farlo riconoscere. Già. Vede, capo, c'è qualcosa di strano, secondo me, in questa faccenda. Ha visto? Non ci sono tracce di sangue. Anch'io l'ho notato. Eppure con quelle ferite dovrebbe averne perso un bel po'. Vuol dire che qui ce l'hanno portato dopo. E certamente con una macchina. Lì sul viale ci sono tracce di una frenata brusca. Magari è la stessa macchina usata per la rapina all'ufficio postale. Ieri sera i miei uomini l'hanno trovata qui, da queste parti. Non può essere quella, capo. Queste tracce sono ancora abbastanza fresche, non più di un'ora o due fa. Ah, venga, venga, dottore. Ecco il giudice che arriva. Buonasera. Dammi la torcia. Ma come può essere se soltanto ieri mattina...
Justine Quandet? Sono io. Ah, allora sono per lei. Porta via quella roba. Justine Quandet. È lei o no? Ma chi li manda? Io, mamma. Onore! Hai fatto scappare Totò. Ho aperto questo giovanotto, si vede che l'ha sentito salire. Vieni, prendi. Grazie. Non eri fuori Parigi? Si vede che sono tornato. È arrivata molta posta? Tutta lì, nel cassetto. Si è rotto un'altra volta il fornello. Devo ripararla perché è vecchia, ma è la più buona. Grazie dei fiori. Avevo dimenticato che domani è il mio compleanno. Ah, lo vedo. Non sai nemmeno in che giorno vivi. Da quando sono partito non hai più staccato i foglietti del calendario. Ma chi li hai mandati a fare i fiori se tornavi? Beh, non credevo di tornare prima di domani. Ti fermi a pranzo? C'è il bollito al fuoco? No. Oggi no. Tra qualche giorno, eh? Ma cos'hai? È venuto uno a cercarti. Dice che ti conosce. Chi è? Quando è venuto? Un'ora fa, è di là. Ti aspetta. In camera mia? E che ci fa lì? Mi pareva di aver sentito odore di pipa. Ma guarda cosa ho trovato nella tua camera, Quandè. Quando si dice il caso. Guarda, qui su questa rivista ci sono tutte le piante e le fotografie degli interni della villa Montplaisir. Ti ricordi a Versailles, dove rubarono tutti quei gioielli 5 anni fa? Io non c'entravo. Sicuro? Tanto è vero che lo hanno assolto. Già. Per insufficienza di prove. Ah, beh, non è mica colpa mia. Stava a lei trovarle. Però, questa rivista... No, signor commissario. Lei lo sa meglio di me che questa non è una prova. Solo a Parigi ne venderanno 200.000 copie. Pare che anche il signor procuratore la legga. Perché mi dai del lei? Lui ti dà del tu. Ma è il commissario Maigret? Maigret. Quello che t'ha ficcato in galera 3 volte. No, mamma. In galera è un pezzo che non ci vado. Eh sì. Dai tempi della Svizzera. Da quando il signor commissario si occupa di me si può dire che io non ho più avuto fastidio. Beh, 2 o 3 volte. Poi ogni volta per 15 giorni. Beh, 30 al massimo. Giusto il tempo di rendersi conto che io non c'entravo. Perché io sono soltanto un onesto commerciante per corrispondenza. Già, di francobolli. Appunto. Solo che ogni volta che commettono un furto un po' particolare, il signor commissario mi fa l'onore di beccarmi. Anche questa volta, vero? Cosa è successo? Beh, ne riparleremo alla centrale. Non può arrestarlo, non può arrestarlo. Che ha fatto? Mamma, ma non mi arresta mica. È un invito, vero? Devo prepararti la valigetta. Eh sì, mamma, è meglio. Io intanto offro un bicchierino al signor commissario. Ah, sì. Non c'è che del Kirsch? No, grazie. Mamma è rimasta legata alle sue abitudini svizzere. Perché ce l'ha sempre con mio figlio? E lo lasci stare. Tanto lo sa che con lui non la spunta. Si direbbe sia fiera di lui. Certo che sono fiera. È un ragazzo in gamba. Beh. Come ha fatto a sapere che mi avrebbe trovato? È più di un mese che sono fuori di casa e fino a questa mattina neanche io sapevo che sarei tornato. Stamattina alle 8 sei stato visto nel quartiere. Ah. Sì, sono andato dal macellaio, dal panettiere a pagare i conti.
Ma perché non mi ha fatto fermare per la strada invece di venire qui? Per rivedere casa tua e conoscere tua madre. L'altra volta che sono venuto qui, 5 anni fa, lei non c'era. Sì, era in Svizzera, la mia sorella. Ascolta, Quandè, io sono qui per incarico del direttore della polizia giudiziaria. È successo che durante una breve assenza dei proprietari, i signori Moreau, il loro appartamento sia stato ripulito di tutti i preziosi. E siccome si pensa a te... Vedremo. Ad ogni modo, siccome si pensa a te, vedi, siccome mi si ritiene uno specialista, ecco, delle tue imprese, il direttore mi ha pregato di dare una mano, io ho accettato, ma non tanto per la faccenda di questo furto che andrà come andrà e che comunque non è affidato a me. Sono qui per un'altra questione che mi interessa più da vicino. Tu hai visto ultimamente Fernand? E chi è Fernand? No, su non fare il finto tonto con me, sai benissimo chi è. È stato in guardina con te un anno fa quando fosti fermato per il furto degli arazzi, andiamo. Ah, Fernand, il gangster. Ah, signor commissario, non penserà che io abbia a che fare con quello o con qualsiasi altro? Lo so che fai tutto da solo, tu, ma io ho buoni motivi per credere che lui ti abbia avvicinato. Vedi, Fernand è stato visto da queste parti. È immischiato in qualcosa di grosso? Non mi hai ancora risposto, però. No, non l'ho visto. Veramente? Potresti però dirmi quello che hai saputo di Fernand nei giorni che hai trascorso in cella con lui? È passato tanto di quel tempo. Vabbè, ma qualche cosa ricorderai delle sue abitudini, non so. Ah, sì. Ricordo che aveva un piede che gli faceva molto male, questo lo ricordo. Bada quando è... Basterebbe che lo dicessi io che sei implicato con Fernand per farti passare i tuoi più brutti momenti. E lo farò. Cioè, appena intuisco che è vero qualcosa di quello che tu neghi. Io non so niente, signor commissario. E poi lei lo sa. Io non sono una spia. E per ora comunque non accennare in polizia che sono venuto per questo, per il tuo bene. Andiamo? Mamma! No, che fai? Credi che tu ti apri i tuoi gusti. Tieni la te, è meglio. E stai attenta a Totò, non lo far uscire per la strada con tutte quelle macchine. Non dipende da me? È proprio ridotta male, eh? Eh sì. E il fornello è spaccato e la colla non tiene. Io avevo pensato di legarla con un filo di rame, eh? Come? Ah, sì. Mi dispiace buttarla via. Ci sono affezionato. Vabbè, ti capisco. I miei rispetti, signora Quandè. Ma che, signora Quandè? Mi chiamo Justine. Buongiorno. Non ha fatto storie, mi ha seguito tranquillo come se andassimo a fare una passeggiata invece che alla polizia. Però lei, capo, aveva capito subito che Quandè non c'entrava con il furto ai Moreau. Beh, mi pareva improbabile, non è nel suo stile. Interessante. Veramente interessante il fascicolo delle imprese o delle presunte imprese di questo ladro solitario. C'è una cosa però. Lei, onore Quandè, qui risulta nato a Saint-Arthens, cantone di Losanna, Svizzera. Eppure cittadino francese, come mai? Naturalizzato. Com'è possibile? A 17 anni in Svizzera è stato rinchiuso per furto in un correzionale. Con questi precedenti come ha ottenuto la naturalizzazione? Beh, è scritto lì, legione straniera. Sì, evaso dal correzionale sono venuto in Francia e per evitare di essere rimpatriato mi sono arruolato nella legione. 5 anni, eh? Africa, Indocina, tutto periodo di guerra. Per questo ho potuto ottenere la naturalizzazione. Le mie note caratteristiche erano ottime. Certo, tranne un tentativo di diserzione. 24 ore, mi ripescarono subito. Signor direttore, gli domandi perché ha disertato. Beh, non potevo più. Non poteva più che cosa?
Beh, rispondi. Non potevi più che cosa, eh? Non potevo più. Il signor commissario mi capisce. Ma che vuol dire? Beh, sarebbe un discorso lungo. A me un po'... No, ma che... Quel tatuaggio che hai sul braccio, che cos'è? Un ippocampo, si direbbe. Mm. Segno abbastanza rivelatore della personalità, diciamo, particolare dell'individuo. L'aveva mai visto, Maigret? Sì, c'è anche la fotografia lì nel fascicolo. C'è scritto che gliel'ha fatto un compagno alla legione. Ecco. Non ti ho mai domandato, però, perché te lo sei fatto fare? Cos'è? Ti piacciono i cavalli marini? Ne ho visto uno soltanto. Dove? A Losanna. A Losanna? A Losanna dove? Nella casa di una donna. Ma a che cosa serve parlare di cavalli marini? A scoprire chi è il suo ladro, signora. Che donna era? Una donna. Ma cos'era, la prima, da ragazzo, prima di entrare nel riformatorio? Sì. E lei aveva un cavallo marino disseccato? Sì. Era il suo portafortuna. E per portafortuna o per ricordo te lo sei fatto tatuare, eh? Così. Ne avremo ancora per molto. Siedi, siedi. Permette, direttore. Hai conosciuto molte altre donne? No. E quella invece ti è rimasta a lungo nel cuore, vero? Amadio non voleva fare delle domande a Quandè. Allora, finita la ferma nella legione, ti sei stabilita a Parigi? Sì. Ho lavorato per 2 anni presso un fabbro, vicino Place d'Italie. Specializzato in serrature. Serrande, serrature. Ecco, di sicurezza. E tra l'altro ha anche lavorato in Svizzera in una fabbrica di casseforti. Non c'è niente di male? No, ma è un precedente interessante. Non è vero, Amadieu? E dopo il fabbro? Ho messo su un piccolo commercio di francobolli. Uh-huh. Hai un negozio? No, no, no. No, lavoro per corrispondenza. Compro per conto di altri. E a volte faccio da tramite tra chi vuol comprare e chi vuol vendere. E i clienti come li trovi? Con le inserzioni sui giornali. È così che mio marito gli ha scritto. Lei, signor Moreau, fa collezione di francobolli? Francia e Svizzera soltanto. Ed è così che quell'uomo è entrato in casa nostra. Quando? Nella seconda quindicina di settembre. E mio marito aveva letto l'annuncio e gli ha scritto che cosa desiderava. E lui è venuto quando mio marito era partito. Lo fece entrare nel salotto, nello studio. Mai più avrei pensato che fosse venuto per preparare il colpo. No, no, quale colpo? Di cosa mi si accusa? Di furto in casa della signora. Io? Non vorrà negare di essere stato in casa nostra. Era vestito di grigio e l'impermeabile sul braccio. Ah, sì, adesso ricordo. Sì, è una casa dalle parti di Saint-Sulpice. Sì, è il nome, quello non lo ricordo. Moreau, Joseph Moreau, Rue Princesse 10. Già, sì. Quindi ammette di essere stato in casa dei signori Moreau. Sì, ma per offrire dei francobolli, non per rubare. Va bene, questo lo vedremo. Ma perché? Che prove avete per accusarmi? Le troveremo, non dubitare. Ah, bene. E intanto su che basi mi accusate? Senti, quando ci conosciamo bene noi due, non mi direi che sei andato a casa di questi signori per vendere dei francobolli. In casa tua ci saranno, sì o no, 100 francobolli. Ma gliel'ho detto, signor commissario, non ho merce mia, io faccio da intermediario. E poi io e mia madre abbiamo bisogno di così poco. E dove tieni i tuoi risparmi? I miei risparmi? Quello che guadagno mi serve per vivere. Mm. Avrai qualche conto in banca, sotto falso nome? No. Lo domandi al signor commissario, lui lo sa. Ha già fatto indagini presso le banche. E come tira avanti tua madre quando tu sei assente da Parigi un mese, 2 mesi? Beh, i fornitori le fanno credito e quando arrivo io pago. Ah, vabbè. E a chi vendi il bottino dei tuoi furti? A nessuno. Proprio lei, signor commissario, mi fa questa domanda.
Non tenti di fare l'ingenuo. È stato arrestato più volte per furto. Sì, ma condannato una volta soltanto. E solo su indizi. E rilasciato 3 mesi prima del termine per buona condotta. Certo, certo. Soldato esemplare, detenuto modello. Però ogni tanto dobbiamo metterlo dentro. Non è mica colpa mia. Vogliamo chiamarla sfortuna? Io non vorrei offendere nessuno parlando di partito preso. No, non farò la commedia, quando su, anche se questi signori non ti conoscono come me, hanno il tuo fascicolo sotto gli occhi, con tutte le tue prodezze. Ecco qua, guarda qui, 1950, accusato di furto nella Villa Champion, 6 milioni di allora. Dove hai messo tutti quei soldi? Ma io non ne ho soldi, gliel'ho detto, signor commissario. Rue Tournelle, la collezione di gioielli antichi del marchese Langlois, nel 65, poi il furto a Versailles. Ecco, e qui c'è la rivista che ho trovato a casa tua, ecco, con tutti i piani e le foto della villa, qui, ecco. Adesso perché ha trovato una rivista a casa mia? Basta. Questi furti dei quali sei accusato ufficialmente, per cui sei stato processato, ma lì sono almeno annotati almeno altri 6 grossi furti che quasi certamente sono opera tua. E perché opera mia? Perché? Perché portano tutti la tua firma, tutti commessi nelle stesse circostanze, con la stessa arte, guarda, vorrei dire. Cioè? Cioè, senza segno di scasso, di effrazioni, violenze, porte sfondate, vetri rotti, spargimento di sangue, senza tracce né impronte. Il signore entrava volando dal buco della serratura? No, ma Dio, volando, no, ma lui sa aprire le porte, a regola d'arte, vero, quand'è? Ma il suo segno caratteristico è un altro. Qual è? Lui compie i suoi furti soltanto quando è ben certo che i padroni di casa sono presenti. Tutti e 9 furti nei quali è stato implicato sono avvenuti mentre le vittime erano in casa, padroni e servitù. E non lo hanno mai sentito? Mai. Allora, come sono nati i sospetti su di lui? Ogni volta dopo lunghe indagini ho scoperto che il signor Quandè aveva frequentato per settimane, per mesi il quartiere. 2 volte ha affittato una camera mobiliata di fronte alla casa dove è avvenuto il furto, con una finestra che era ben disposta, sì, per osservare, conoscere i luoghi, le future vittime. È vero? È vero, Quandè? Ma, signor commissario, io le ho spiegato ogni volta per quali ragioni occupavo temporaneamente quei luoghi. Temporaneamente. Sì, entro certi limiti hai ragione di dirti sfortunato. Ogni volta che succede un grosso furto mi viene fatto di inciampare in te che temporaneamente non abiti con tua madre. Solo che questa volta l'abitazione dei signori Moreau non ha alberghetti o case d'affitto lì vicino. Già, appunto. E sì. Noi non eravamo in casa al momento del furto, nemmeno la servitù. E il ladro è entrato ugualmente, signora Moreau, e scassinando malamente la serratura, rompendo un vetro, lasciando tracce, impronte. Lo stanno accusando o difendendo? Non gli avete nemmeno chiesto dove era la sera del furto, il 22 ottobre. Signora, era inutile, perché lo so da questa cartolina che ha spedito a sua madre da Orléans. Eccola qui. Dove l'ha trovata? L'ho presa poco fa a casa tua. No, una cartolina, per quello che valgono simili alibi. Sì, valgono poco, d'accordo, da soli, ma con il resto... Allora, per concludere... Signor direttore, per concludere, le dirò che lei, dietro richiesta del collega Amadieu, ha voluto interrogare il pregiudicato onore Quandè in seguito a segnalazione della signora Moreau. Io ho rintracciato l'individuo, ve l'ho portato, voi l'avete interrogato, non spetta a me adesso tirare delle conclusioni. Al più posso esprimere un parere, ma l'ho già fatto prima con lei e col collega Amadieu. Ma insomma, sarebbe innocente adesso. Luca? Sì, capo. Porta via Quandè. Sì. Andiamo? Tu? Signor direttore, signor commissario, devo firmare il verbale? Sì, fila. Arrivederla, signor commissario. Spero di no, per il tuo bene. Borsa. E adesso noi che facciamo? Abbiate pazienza, scusateci. Vi convocheremo noi domani o al più presto. Signora. Signore. Prego. Indecenza.
Ah, è qui? Ah, signor procuratore. Per questo il suo telefono non risponde. Mi spiace si sia dovuto disturbare, signor procuratore. Stavamo occupandoci del furto in Rue Princesse. Abbiamo interrogato Onore Quandet, forse lei lo ricorda. Sì, sì, lo ricordo. Direttore, commissario Maigret, volete favorire nel mio ufficio? Va bene. Io e il sostituto Kernavel avremo delle pratiche urgenti da rivedere. Vi aspetto. E io? Capitano, che sia disposto ad andare avanti così, piuttosto delle dimissioni. In confidenza, Maigret. Mm? Lo crede davvero innocente? Beh, in questo caso è probabile. È uno che va preso con le mani nel sacco, altrimenti... Non sarebbe prudente tenerlo sotto sorveglianza? Sì, magari. Si potrebbe scoprire quello che sta macchinando, ma con quali uomini? E contro gli ordini del giudice? No. Ma semmai spetta a lei che conduce l'inchiesta. Non ho uomini neanch'io. Poi se fosse la pista sbagliata? Sbagliata, è incerta, ecco. Vabbè, ci telefoneremo. D'accordo. Signor direttore, vogliamo andare? Sì, sì, andiamo a sentirci il resto. Avanti. Prego. Un'ora fa, il signor ministro mi ha chiamato al telefono per farmi questa unica domanda. Signor procuratore, ha letto i giornali? Bene, è una domanda che io giro a voi. I giornali li avete letti? È un coro generale, unanime. Parigi in mano ai banditi. Parigi, la nuova Chicago. Bilancio di 6 mesi. 6 banche assaltate, 8 rapine, 5 tranquilli cittadini uccisi a colpi di mitra. Che aspetta la magistratura? La polizia che fa? Signori, sappiate che sono vivamente sorpreso nel constatare che in momenti come questi, funzionari del vostro grado e della vostra responsabilità, perdano il loro tempo in indagini di importanza secondaria. Sì, dando la caccia ad un ladruncolo. Indagini poi che a loro non competono, anche perché questa procura le ha esplicitamente affidate ad altri. Il commissario del quartiere aveva chiesto l'intervento di Maigret. Eccole, sono queste le indagini che la procura ha affidato al commissario Maigret e non la ricerca dei soliti ignoti. Bene. E adesso, signori, che rispondiamo a questa domanda? 300 uomini stanno battendo Parigi e il circondario, casa per casa. E i risultati? Dobbiamo affidarci al caso e al fiuto dei nostri uomini. Non abbiamo tracce sicure, solo vaghi indizi sull'aspetto dei banditi. Agiscono sempre mascherati e ogni volta cambia il gruppo che opera. A Crédit Lyonnais erano in 3 alti e magri. A Comptoir des Comptes uno solo era alto. Insomma, brancoliamo nel buio. E intanto lo scandalo dilaga e la stampa attacca il governo, irride alla magistratura. Beh, non è proprio esatto dire che brancoliamo nel buio. Perché? Avete trovato qualche indizio? Indizi precisi, no. Ma il commissario Maigret sta seguendo una pista. Ah, senza informarmi. No, beh, non è ancora una pista, signor procuratore. Fino a questo momento non è che una mia supposizione, ecco. Perché, vedi, una volta i banditi, i grandi ladri, venivano fuori da ambienti che conosciamo bene noi. Non ci voleva molto individuarli. Si riconoscevano dai modi, dalla faccia, dal vestire. Oggi le peggiori imprese sono compiute da gente insospettata.
ti trovi di fronte gente che sembra in tutto e per tutto rispettabile, figli di papà, ragazzetti di ottima famiglia. Una volta invece si andava a colpo sicuro, signor procuratore. È così, proprio così. 10 anni fa, in meno di un mese, arrestammo la banda, che l'intera banda che aveva fatto il colpo alla gioielleria Chauvin. Appunto, adesso qualsiasi persona che si incontra per strada può essere il criminale che cerchiamo. Tra milioni di persone. Boh, queste sono le cose che... Sono 3 mesi? Dico, sono 6 mesi che... Sono 6 mesi che cerchiamo Fernand, non siamo riusciti a sapere neppure se, non dico a Parigi, ma in Francia addirittura. Pure basterebbe averne uno fra le mani e interrogarlo, come dico io. Caro Maigret, la legge... Ah, la legge! No, tutte queste circolari, poi superiori, contro superiori... Maigret! Chiedo scusa, signor procuratore. Chi è questo Fernand? Uno della banda della gioielleria Chauvin. È il capo? No. Il capo è ancora dentro. Fernand era un suo luogotenente, uscito di prigione 8 mesi fa. E 6 mesi fa, subito dopo la prima grossa rapina, è sparito. Non se ne sa più niente. Avete prove che faccia parte di questa nuova banda? No, prove no. E allora? E allora, certi particolari di tutte queste rapine, vero signor direttore? Certo. Ricordano talmente i metodi della vecchia banda che... Sono certo che qualcuno di loro dirige anche questa. E l'unico in grado di farlo, vede, signor procuratore, è Fernand. E a lui che dobbiamo arrivare, a lui che dobbiamo dare la caccia. Beh, d'ogni modo, quali sono gli ordini? Sgominare questa banda. E al più presto. Faremo del nostro meglio. Procuratore. Mi fido di lei. Grazie. Gente sorpassata. 30 anni fa facevano servizio per le strade. Gente sorpassata, Credevo non l'avessi sentito. E del resto non ci vuole molto capire come la pensano. Naturalmente era superfluo dire al procuratore che speravo di avere da Coindet qualche notizia su Fernand. Però Coindet si è rifiutato di dare informazioni. Già, ma forse non ne aveva. Avanti, questo è il cappellare. Avanti. Grazie. Vai, chiudi la porta. Ecco, grazie, capo. Ecco, largo. Ecco, metto qui il croissant, Sì, grazie. Perché quanto vedi, zucchero, capo? 3 abbondanti, solito. Perché vedi, io non escludo che quando possa avere cambiato genere di attività, ma mi secca ammettere di aver avuto sul suo conto per tanti anni un'opinione inesatta, capisci? Allora, in ogni caso, capo, sono saltati fuori tanti di quegli indizi che quasi quasi mi hanno fatto di pensarlo uno dei rapinatori, Questo è il punto, Luca. Forse sono troppi gli indizi perché si possa concatenarli. Vabbè, sarà. Per esempio, quando era vestito come uno dei rapinatori, come indizio mi pare piuttosto pesante, Luca, va bene, passi per il vestito. Ma anche per la macchina della banda trovata al Bois. Ma quello che mi sembra sorprendente è che avevo perso di vista Coindet da un pezzo, hai capito? E neanche a farla apposta, proprio ieri mattina mi tocca interrogarlo sul furto di Moreau. Io lo rilascio, lui ritorna a casa, si cambia d'abito, tutto elegante, va a rapinare l'ufficio postale insieme ai suoi nuovi soci. Ma andiamo... È assurdo, è pazzesco questo proprio.
L'uomo che ha svaligiato la cassaforte, era questo? No. Questo? No, no. Quest'altro, guardi bene. Ma non sono la stessa persona. Lei risponda alle domande senza commenti. Era questo? Ma come faccio a saperlo? Io gliel'ho detto. Erano tutti e tre mascherati. Uno aveva un vestito scuro. Sì, sì, scuro a righe. Questo lo ha già detto ed è a verbale. Luca? Sì, capo. Continua tu. Prego, si segue. Oh, dunque. Lei si mette a sedere, l'ha sentito come sta, eh? Queste sono impronte di donna, certamente. Trovato qualche cosa, Merz? Ci sono centinaia di impronte, sarà difficile cavarne qualcosa. Beh, mi faccia poi fotografare questa parete con l'orologio, eh? E le fotografie che siano riprese sia dalla cassa sia dal posto lì delle raccomandate, sì. Sì, perché con tanti testimoni si riesce a sapere dove stava quello che ha sparato, eh? Fotografo. Dunque, loro erano presenti quando signor procuratore, signor sostituto, dottore. E adesso, Maigret? È convinto della gravità della situazione? Non sono passate neanche 4 ore del nostro colloquio di stamane, ed ecco, guardi qua. Pareva che ce lo sentissimo. Ebbene, ci sono certe cose che stanno nell'aria, ma non tutti hanno il dono di percepirle. Avete trovato qualche indizio? Ben poco, sino a questo momento. Nessuna traccia del suo Fernand? No, per ora no. C'è stata una vittima? Sì, un morto. Dov'è il corpo? È lì, dottore, guarda. Eccolo lì. Se permettete. Prego, prego, anzi. Desidero conoscere l'esito del suo esame. Allora. No. E allora? Come si sono svolti i fatti? Signori, vi prego, io devo andare a casa, ho lasciato i bambini. Indietro, indietro, trattenga questa donna. Signor procuratore, signor sostituto. È avvenuto 2 ore fa, vero? Sì, circa. Erano 1:15 precise, una raffica di mitra ha fermato l'orologio proprio in quell'istante. Per entrati, 3 banditi hanno subito sparato per intimorire la gente. 2 ore fa. Sì. E i giornali si sono già tuffati sulla notizia. Ma come può entrarci quando è in questa storia? Ma forse il morto non è lui, no? Non può essere lui. Avanti. Buongiorno, capo. Buongiorno. Dico, ha letto i giornali? Ti aspettavo te che me li portassi. Lei mi dica la sigaretta di bocca. No, no. Oh. Capo, ha visto il giornale? Fuori! Capo via, Via. Un momento. Il bandito Fernand è a Parigi. La polizia lo ignora. Chi ha passato questa notizia ai giornali? Ah, nessuno di noi. Eravamo solo in 3 a sapere che Fernand ieri era a Parigi. In 3! Io, te e la gente che ci accompagnava, e l'autista della macchina.
che si è fermato in Rimo Fetar, proprio davanti alla casa dove abita la madre di Quandè. Sì, capo, ma lo sapeva, il tassista. Ma... due donne. Va bene, poi... è un ragazzo che passavano di là. È un ragazzo. Poi la cassiera e tutti i camerieri del bar dove è entrato. Sì, va bene, basta. Basta. Più i suoi complici che l'aspettavano da qualche parte. E va a sapere chi è stato a soffiare la notizia, Giorgio! Non sfrigare così! No, volevo dire, va a sapere chi è stato a soffiare la notizia. Stai calmo, stai calmo, stai calmo! E adesso... chiederà il finimondo col procuratore. Capo, chissà, forse bisognava avvertirlo subito che l'avevamo rintracciato. Ah sì? Ah sì, eh? Perché poi il procuratore o quel baccalà del suo sostituto... Cosa c'è da ridere? Non c'è niente da ridere. O quel baccalà del suo sostituto. Potesse prendersi la soddisfazione di ordinare una retata generale facendomi scappare Fernand, magari per sempre. Vedrai se non è proprio quello che faranno adesso. A proposito, fatti dare... dalla scientifica giacca ho un campione del vestito che portava il morto di stanotte. Testimoni della rapina di ieri hanno detto che uno dei banditi aveva un vestito scuro a righine. Vedi se lo riconoscono. Ma capo, avevamo stabilito che il morto... Sì, lo so, lo so, lo so. Avevamo stabilito. Avevamo. Avevamo. Ma non era il suo genere di attività. Potrei essermi sbagliato a riconoscere il cadavere. Comunque se ne sta occupando Fumel e in giornata dovrebbe... Avanti! Ah, proprio tu. E allora? Aveva ragione lei, capo. Sul braccio sinistro del morto c'è tatuato un cavalluccio marino. Dunque era quando ficcarsi in un tale pasticcio proprio lui. Rapina a mano armata, oppure Fernand l'ha fatto fuori soltanto perché... perché poi... Oppure... Beh, ma tu non sei ancora andato a dormire? Sei dovuto aspettare il medico legale, la scientifica, fare quattro verbali. Vabbè, siedi e racconta. Siedi, siedi qua. Ecco. Anche il medico legale dice che è stato ucciso con parecchi colpi al cranio e che è stato portato al Bois dopo morto. Ho capito. Che c'è? Il signor procuratore... scusi, il signor procuratore è arrivato e l'aspetta nel suo ufficio. No, adesso ci divertiamo. Grazie di essere venuto, Fimele. Vai pure a casa se vuoi, vai a riposare. Ma se non le dispiace, aspetto che ritorno. Ah, sì? Beh, come vuoi. Come... adesso andiamo al consiglio di guerra dei nostri cervelloni. Siede, fatti un piedolino. Grazie. Non serve sorvegliare tutti gli uffici finanziari di Parigi. Basterà sorvegliare quelli di questa zona, Champs-Élysées. Ma perché quelli e non altri? Perché è qui che i banditi tenteranno il prossimo colpo. Perché è qui che è stato visto Fernand, il loro capo. Ma potrebbe esserci andato per cento altre ragioni, non so. Fernand non è tanto stupido da farsi vedere proprio dove ha intenzione di fare il colpo. E secondo lei che ci sarebbe andato a fare? Non so, un appuntamento con la sua donna. A farsi visitare dal suo dentista, che ecco, sta appunto da quelle parti. A comprarsi un paio di scarpe al Bazar Universel, che sta appunto lì dietro. E perché no? Ecco, sa, signor sostituto, questa è un'intuizione intelligente. Prego. No, le dico le scarpe, le dico l'intuizione del signor sostituto. Potrebbe essere proprio questa la ragione che ha spinto Fernand a capitare in quella zona, che ha un piede un po' difettoso, eh? Infatti non trova mai scarpe che non gli facciano male. E il Bazar Universale è famoso per il reparto calzature, è la più grande scelta. Interessante. Non parlerà mica sul serio, Maigret. Ci dica piuttosto le sue obiezioni. Lei non crede che i banditi tenteranno il prossimo colpo in quella zona? No, ma anche ammettendolo... dove li pigliamo noi gli uomini per sorvegliare tutti gli uffici e le banche di quella zona? Più che ai suoi uomini, l'operazione è affidata ai servizi d'ordine pubblico.
Sono ben tre compagnie. Sì, ma sono in uniforme. E con ciò? No, ma è assurdo. Andiamo. Signor sostituto, i banditi si accorgerebbero della trappola a prima vista, rinuncerebbero al colpo e ci scapperebbero tra le mani. Noi dobbiamo arrestarli, non solo impedire il colpo. Io non darò mai un simile ordine. Basta che lo esegua, signor commissario. L'ordine è già stato dato. Ai miei reparti? Ai suoi reparti e a quelli che con lei dovranno collaborare. E chi lo ha dato? Beh, il suo direttore. Vede, Maigret, deve capire. No? Capisco. Ho capito tutto. L'operazione è cominciata, signor commissario. Sarà bene che raggiunga i suoi uomini. Signor procuratore, signor sostituto. Ah, signor direttore, ricordo male o ieri lei mi aveva detto che voleva dare le dimissioni, eh? Quanti dei nostri uomini parteciperanno a questa spedizione di caccia grossa? 42. Lì ne rimangono 14 per il servizio interno. Già, ma di cui solo 9 però sono disponibili. 300 uomini bloccati ai Champs-Élysées. Solamente perché il signor sostituto ha avuto la rivelazione che qui avverrà il colpo, eh? E me ne rimangono 9 per sorvegliare tutto il resto di Parigi. Ma di quando, dove li sguinzaglio? Ne metterò uno qui, uno lì, uno qua, uno qui, uno qui. Ecco. A posto. Capo. Un informatore ha telefonato di aver visto la donna di Fernand in un bar dei Mercati Generali. E Fernand invece si è fatto vedere in una zona dei Champs-Élysées. Che Fernand voglia metterci su una falsa pista? Beh, vedremo chi scoverà la lepre, se noi o il signor sostituto. La poi prendi sì. 9 uomini e batti la zona dei Mercati Generali, intesi, che siano tutti in borghese però. Ci penso io. Capo. Non so, mi pare che seguire la pista della donna di Ferrara può essere sbagliato. Ecco, non so, mi pare rischioso, ecco. Vabbè, certo che un rischio c'è. Ma ammetterai che è strano che questa donna vada in un bar ai Mercati Generali a 20 chilometri dal centro di Parigi. Cosa si va a fare? Ma non so, cosa ci va a fare? Io cosa devo fare, capo? Tu rimani al centralino per i collegamenti. Ah, occupati dei testimoni della rapina. Se riconoscono il vestito di Quandé, fattene fare delle fotografie da Meurs, però una serie a colori. A colori? Sì, a colori, a colori. E screpi l'avarizia. A colori. Oh. E adesso a noi. Sai quando fanno l'autopsia? Domani pomeriggio. E per il rapporto? Come? Devo proprio scriverlo io? Certo. Il sostituto ha affidato a te le indagini. Perché me lo domandi, scusa? Ma sa, commissario, sa che fatica faccio a scrivere. E poi finché si tratta di un rapporto al mio commissario, passi. Ma al signor procuratore... Vabbè, ma scrivi come ti viene. Non preoccuparti. 100 pagine di quegli imbrattacarte non hanno la sostanza di una relazione fatta da uno come te, che conosce le cose, soprattutto gli uomini. Grazie. Scrivilo, poi magari lo rivediamo insieme. Ah, grazie. Grazie, commissario. Luca? Sì, capo. Senti, Luca, ti chiamerò da fuori per le novità. Vado a casa quando è. Ma se il procuratore la cerca? Vabbè, di che sono andato a bere un ballon, di che non so, sono andato a fare un bagno. Ma insomma, di quello che ti pare, ma i fini dei conti mica possono impedirmi di occuparmi di uno che conoscevo da anni e che era
quasi un amico, in fin dei conti, no? Ma perché vuole sapere tutte queste cose? Cos'ha ancora contro mio figlio? E perché non si siede? Va, Totò, va. È il cane di Onore. Lo ha raccolto per la strada tanti anni fa. Aveva due zampe rotte, ma mio figlio lo ha guarito, sì? Sì, con due stecche di legno e la sua pazienza. E adesso cosa vuole ancora da Onore? Non l'ha già visto ieri? Qui non c'è, guardi pure. È ripartito per uno dei suoi soliti viaggi. Non lo sto cercando, signora Quandè. Volevo soltanto sapere... Se non gli sta dando la caccia... Gli è successo qualcosa? Ma allora... Suo figlio è morto, signora Quandè. Ho voluto comunicarglielo io. Ma chi è stato? Ha sofferto? No, non ha sofferto. Il suo corpo è stato trovato stanotte al Bois de Boulogne. Al Bois de Boulogne? Sì, l'hanno trovato lì. È stato ucciso altrove, poi l'hanno trasportato lì con una macchina. Ma allora? Come fa a dire che non ha sofferto? E perché? Perché lo hanno fatto? È quello che ci chiediamo anche noi, signora Quandè. Ed è per scoprirlo che ho bisogno del suo aiuto. Lei ieri, quando lo ha visto per l'ultima volta? Aveva mangiato con me. Proprio buono il bollito, mamma. Potresti averlo tutti i giorni se te ne stessi a casa tua invece di girare la Francia come un'anima in pena. Tra qualche tempo. Chissà. È quasi l'una, bisogna che vada. Finirò di sistemare la corrispondenza in treno stasera in albergo. Conti di star via molto stavolta? Non lo so, mamma. Una settimana, 10 giorni, non lo so. Ah, ti lascio 15.000 franchi, ti bastano? Che me ne faccio di tanti soldi? Ho ancora 2.000 franchi dell'ultima volta. Tante volte dovessi tardare. Allora, mi pare che sia tutto a posto. Ciao, mamma. Non ti fai nemmeno un pisolino nella tua poltrona? No, è tardi. Di a Totò di tenermi la bella calda. A presto, mamma. E questa? Ah, già, hai ragione. Ci ho lavorato tanto su e me la dimenticavo. Da allora non l'ho più visto. E di Fernand? Veramente non sa niente? Oh, perché insiste così? Gliel'ho detto. Onore non parla mai del suo lavoro.
Questo Fernand, io l'ho sentito nominare per la prima volta ieri. Da lei. Mi scusi, signora, quando... E di qualunque cosa abbia bisogno si rivolga a me o al brigadiere Fimmel. No. Non ho bisogno di niente. Se poi venisse a sapere dove suo figlio ha passato queste ultime settimane... Chi me lo dovrebbe dire? Io avevo simpatia per Onore. Capo. Ho fatto vedere agli impiegati dell'ufficio postale le fotografie del vestito di Quandè. A colori, A colori, c'è. Beh, c'è un'impiegata che dice di essere certissima che quello è proprio il vestito di uno dei banditi. Ah. Sì, ma è la stessa che subito dopo il fatto, quando l'abbiamo interrogata, ha detto che non ricordava nulla per la paura. Vabbè, questo non è attendibile, allora. Certo. Gli altri? Permette. Molti impiegati sono ancora sotto shock, pigliano fischi per fiaschi, dicono delle cose. Gli altri, quelli che sembrano più lucidi, così, che hanno conservato la calma, dicono che potrebbe essere quello il vestito di uno dei rapinatori. Ma se gli chiedo di giurarlo, dicono che non se la sentono. E della caccia grossa del signor sostituto? Ah, da quella parte tutto tace, niente di nuovo. È stato più visto Fernand? No, nessuna notizia da ieri. Senti, fai una cosa, vai in archivio e fatti dare una fotografia di Quandè e danne una copia a tutti gli uomini che stanno cercando Fernand, soprattutto a quelli incaricati di fare il giro dei bistrot, delle bettole, delle pensioni, quelli lì, eh? Ah, hai saputo qualcosa di nuovo di Quandè? Beh, ieri alle 12:30 ha lasciato la madre. Ah, e alle 13:15 ha partecipato alla rapina, è chiaro? Cioè, non saltare subito alle conclusioni come è tua abitudine. Fai quello che ti dico, su, andiamo. Posso Vabbè. Entrare? Sì, capo. Avanti, ci sei anche tu? Aristide, come va? Beh, niente di nuovo? Beh, sembrerà ridicolo, ma non siamo riusciti a ricavare altro da tutto quello che avevi indosso. Nient'altro che... Ha perduto qualche cosa? Nient'altro che questi tre peli. Cos'è? Li abbiamo trovati esaminando il vestito con la lente. Sì. Al microscopio risulterebbero peli di gatto selvatico. Sì? Ma in quale parte c'è il vestito? Sulla giacca, vicino alla spalla sinistra. Ci sono anche lievi tracce di cipria, stiamo cercando la marca. Saranno peli di una pelliccia. Ma ho telefonato a parecchi pellicciai e pare non ne facciano più pellicce di gatto selvatico. Una volta le portavano i gran signori per l'automobile, ma adesso in tutta Parigi se ne faranno sì e no 10 in un anno e come coperte da viaggio. Questo è tutto quanto le posso dire. Vabbè, meglio che niente, Murphy. La ringrazio molto, eh? Per tanto poco, commissario. Arrivederci, cari. Oh. Ecco, tante cose, no, da questa parte, venga, qui. Stai attento alle scale, perché sono un po'... Agente? Ecco, accompagna il signore giù all'ascensore. Oh, bene. Dunque, siamo riusciti a rintracciare Fernand solo perché sapevamo che beve dei punch al mandarino e cacao. E questi peletti potrebbero appartenere alla pelliccia di una donna che ha aiutato a trasportare il cadavere di Quandè. Ma chi porta più una pelliccia di gatto? Sai cosa devi fare, Fumer? Prendi questi peli e cerchi in tutti i garage, E poi... Ah, già, ma tu eri venuto per il tuo rapporto. Sentiamo. Grazie. Allora... Dunque,
Il sottoscritto, brigadiere Aristide Fumel, qui presente. No. Proprio. È meglio. No, è meglio fare. Qui presente. Se la parte di partire c'è una produzione di panzo fatale. Se si vuole, una cosa di fare. Ecco, no, qui. È già finita stasera. Beata te. Stasera i flick non ci lasciano in pace su Boulevard. Comunque, con il freddo che fa, si sta meglio sotto le coperte. Va là, si vede che stasera hai guadagnato abbastanza. Per me invece è serata no. È proprio serata no. Senti, figurati che è arrivato uno che sapeva di vedovo. Ah, ti giuro che sapeva proprio di vedovo. Tra l'altro si era messo anche un vestito nero. Non che questa abbia importanza, comunque. Ti saluto. Te la lascio. Ci vediamo. Notte. Che ora è? Le due, signor Gustavo. Già, l'ora della ritirata. Come mai c'è ancora la chiave del signor Richard? Non è rientrato? Ma che, deve essere partito ieri notte, prima ancora che mia moglie si alzasse. La mattina, infatti, non c'era già più. Accidenti. Come mai tanto dispiacere? Ci faceva un pensierino, per caso, sul signor Richard? Ma che dice, signor Gustavo? È che gli avevo dato il mio orologio da riparare. Allora, niente paura. Non è la prima volta che si assenta così. Sarà andato a trovare qualche zietta in provincia. Beh, buonanotte, signor Gustavo. Notte, signorina. Niente di nuovo? Tutto in regola, generale. Ecco i registri. No, no, lascia perdere, Gustavo. Di te mi fido. Non vedo l'ora di andare a nanna. Sogni d'oro, colonnello. Spotti, spotti tu.
Fernà, hai detto. Hanno visto Fernà lì ieri sera. Ah, beh, tu resta lì, eh? Resta lì di posta con Metier. Piazza gli altri davanti alle filiali vicine. L'hai già fatto? Ah, bravo, bravo. Bravo la poi. Adesso arrivo anch'io. Sì. Maigret! Ma che fai? Tutte le notti così adesso. Ma ti torna a letto? Sì, sì, adesso. Allora. Spegni la luce. Allora, no, no, la puoi. Verrò più tardi. Ma voi in campana, eh? Non riattaccare, aspetta, aspetta l'apparecchio, non riattaccare. Beato lei, ispettore, che ha lo stomaco buono. Zuppa di cipolle a quest'ora. Io neanche a 20 anni avrei potuto. Tu sei cittadino. Io invece vengo dalla campagna, come il capo. Ne abbiamo mangiate con lui all'alba, di zuppe di cipolla. E inghiottite di birre calvadosse e vini bianchi, eh? Eh già. A proposito di vini bianchi, mia moglie mi si è raccomandata di portargli il pesce fresco. I pesci li vendono dall'altra parte. Lo so. Vado? Vado e torno, eh? Sai, se non glielo porto, poi sono guai. No, tu intanto non perdere di vista l'agenzia, eh? Thank you.
se non ci sei tu. La sera non so più cosa far da mangiare. La notte dove appoggiar la testa per dormire se non ci sei tu. La casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare, 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 parlare di te. Se non ci sei tu, non me ne importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più. Io mi sento giù, poca voglia ho di lavorare. Mio Dio, come mi sto lasciando andare. Parlare di te. Chi è? Fu? Fu di chi? Fu me. E il figlio? Ma che figlio? Fu me. Pronto, qui Maigret, cos'è? Chi parla? Aristide Fumel. Beh, certo che ti ricordo. Beh, dimmi, cosa succede? Copriti bene quando esci, eh? Sì. Fa freddo fuori, sai? Adesso telefoni in ufficio che ti mandino una macchina. No, per carità, no, dovrei spiegare il come, il perché. No, prendo un taxi, figurati. No, ma che taxi? Scusa, ma se vai per servizio? Vabbè, ma non è autorizzato. Devo capitare là, così, come per caso. Ecco cosa ci hanno ridotto quelli là. All'umiliazione dei sotterfugi per fare il nostro dovere. Quelli là chi sarebbero? I dottori. La nuova infornata. Io ero felice prima che arrivassero. Sì, perché i principi erano sacrosanti, più efficienza. Soprattutto basta coi metodi duri. La polizia non è sopra, ma è al servizio del cittadino. Bisogna instaurare un nuovo clima tra il popolo e la sua polizia. E figurati se non ero d'accordo io. Non l'ho sempre detto io, che un vero poliziotto deve armarsi di fantasia e di umanità invece che di leggi e di sfollagente. Certo che l'hai sempre detto. E ti sei fatto anche tanti nemici per questo. E così pensavo fosse giunta l'ora buona. Invece erano parole, sai. Nella pratica sono riusciti a complicare le cose con una valanga di disposizioni, di circolari che non ti dico. Adesso sono tutti capi e la nostra attività sembra diventata quella di scrivere, passare carte, così. Sì, ma questo che c'entra con Fumelli? C'entra, sì, c'entra. Perché un bravo poliziotto come Fumelli, siccome non riesce a stendere un rapporto con tutte le virgole, non sa più che pesci pigliare, capisci? E deve ricorrere agli amici e in via clandestina con la paura poi di avere grane. Ma di che si tratta? Mi pare una cosa piuttosto strana. Un morto nel Bois de Boulogne, senza neppure
un documento. Per di più gli hanno reso la faccia irriconoscibile. Ci vado anche perché spero sia collegato con l'ultima rapina. Ah, quella di ieri. L'ho letto. È pubblicato sull'edizione della notte di ieri sera. Ah, sì? Guarda, che grede. Non avete ancora trovato niente? No, ben poco, da quanto mi ha detto Fumel. Ma pare che questo morto del Bois de Boulogne sia vestito come uno dei rapinatori. Ed è proprio nel bois che i banditi hanno lasciato la macchina rubata per la rapina. No. Aspetta un momento. Mangia ancora un toast con un po' di marmellata. Grazie, caro. Povero Fumel. Fumel? Ma non è quello un po' grassoccio, coi capelli brizzolati, che ha cominciato la sua carriera con te? E dopo 20 anni è ancora brigadiere? Sì. Ma non è a lui che è scappata la moglie? Sì, 10 anni fa, e ancora non se n'è da pace. Perché non l'hanno più ritrovata? No, pare si sia sposata nel Sud America e adesso pare abbia una nidiata di figli, capisci? E lui lo sa che lei... No, non gliel'abbiamo detto, a che scopo? Nel frattempo lui, per consolarsi, racconta i suoi guai a ogni donna che incontra, allora capisci? Ne trovasse almeno una. No, che... ma che sembra che se ne vada a cercare proprio nel mazzo, nessuna di diretta. Vabbè, se mi sbrigo ripasso, Ciao, tornatene a letto. Sì, tu, sì, ma tu copriti che fa freddo. Senta, tranquilla. Ah, sì, è vero, fa freschino. Vedi. Ciao. Ciao, Maigret. Ciao. Ciao. Cioè, buongiorno. Sì, buonanotte. Prego, il dottor Boron del pronto soccorso. Il medico legale non era a casa. Dov'è? Ah, qui, prego. Chi l'ha trovato? Questi due agenti, durante il loro giro di ronda. Erano le 3:12. Non ho osato muoverlo prima dell'arrivo della magistratura, ma penso trattarsi di frattura del cranio, provocata da diversi colpi. Del cranio? Ma si ha tutta la faccia sfracellata. Non so che cosa stabilirà l'autopsia, ma io ho l'impressione che colpi al viso siano stati inferti dopo, quando era già morto. Per non farlo riconoscere. Già. Vede, capo, c'è qualcosa di strano, secondo me, in questa faccenda. Ha visto? Non ci sono tracce di sangue. Anch'io l'ho notato. Eppure con quelle ferite dovrebbe averne perso un bel po'. Vuol dire che qui ce l'hanno portato dopo. E certamente con una macchina. Lì sul viale ci sono tracce di una frenata brusca. Magari è la stessa macchina usata per la rapina all'ufficio postale. Ieri sera i miei uomini l'hanno trovata qui, da queste parti. Non può essere quella, capo. Queste tracce sono ancora abbastanza fresche, non più di un'ora o due fa. Ah, venga, venga, dottore. Ecco il giudice che arriva. Buonasera. Dammi la torcia. In qualcosa di grosso? Non mi hai ancora risposto, però. No, non l'ho visto. Veramente?
Potresti però dirmi quello che hai saputo di Fernand nei giorni che hai trascorso in cella con lui? È passato tanto di quel tempo. Vabbè, ma qualche cosa ricorderai delle sue abitudini, non so. Ah, sì, sì. Ricordo che aveva un piede che gli faceva molto male, questo lo ricordo. Bada quando è... Basterebbe che lo dicessi io che sei implicato con Fernand per farti passare i tuoi più brutti momenti. E lo farò. Cioè, appena intuisco che è vero qualcosa di quello che tu neghi. Io non so niente, signor commissario. E poi lei lo sa. Io non sono una spia. E per ora comunque non accennare in polizia che sono venuto per questo, eh? Per il tuo bene. Andiamo? Mamma! No, che fai? Credi che tu ti abbia i tuoi gusti? Tieni da te, è meglio. E stai attenta a Totò, non lo far uscire per la strada con tutte quelle macchine. Non dipende da me? È proprio ridotta male, eh? Eh sì, e il fornello è spaccato e la colla non tiene. Io avevo pensato di legarla con un filo di rame, eh? Come? Ah, sì. Mi dispiace buttarla via, ci sono affezionato. Vabbè, ti capisco. I miei rispetti, signora Quandè. Ma che, signora Quandè? Mi chiamo Justine. Buongiorno. Non ha fatto storie, mi ha seguito tranquillo come se andassimo a fare una passeggiata, invece che alla polizia. Però lei, capo, aveva capito subito che Quandè non c'entrava con il furto ai Moreau. Beh, mi pareva improbabile, non è nel suo stile. Interessante. Veramente interessante il fascicolo delle imprese o delle presunte imprese di questo ladro solitario. C'è una cosa però. Lei, onore Quandè, qui risulta nato a Saint-Athlens, cantone di Losanna, Svizzera. Eppure cittadino francese, come mai? Naturalizzato. Com'è possibile? A 17 anni in Svizzera è stato rinchiuso per furto in un correzionale. Con questi precedenti come ha ottenuto la naturalizzazione? Beh, è scritto lì, legione straniera. Sì, evaso dal correzionale sono venuto in Francia e per evitare di essere rimpatriato mi sono arruolato nella legione. 5 anni, eh? Africa, Indocina, tutto periodo di guerra. Per questo ho potuto ottenere la naturalizzazione. Le mie note caratteristiche erano ottime. Certo, tranne un tentativo di diserzione. 24 ore, mi ripescarono subito. Signor direttore, gli domandi perché ha disertato? Beh, non potevo più. Non poteva più che cosa? Beh... Rispondi! Non potevi più che cosa, eh? Non potevo più... Il signor commissario mi capisce. Ma che vuol dire? Beh, sarebbe un discorso lungo. A me un po'... No, ma che... Quel tatuaggio che hai sul braccio, che cos'è? Un ippocampo, si direbbe. Segno abbastanza rivelatore della personalità, diciamo, particolare dell'individuo. Lo aveva mai visto, Maigret? Sì, c'è anche la fotografia lì nel fascicolo. C'è scritto che gliel'ha fatto... Un compagno alla legione. Ecco. Non ti ho mai domandato, però, perché te lo sei fatto fare? Cos'è? Ti piacciono i cavalli marini? Ne ho visto uno soltanto. Dove? A Losanna. A Losanna? A Losanna dove? Nella casa di una donna. Ma a che cosa serve parlare di cavalli marini? A scoprire chi è il suo ladro, signora. Che donna era? Una donna. Ma cos'era, la prima, da ragazzo, prima di entrare nel riformatorio? Sì. E lei aveva un cavallo marino disseccato? Sì. Era il suo portafortuna. E per portafortuna o per ricordo te lo sei fatto tatuare, eh? Così. Ne avremo ancora per molto.
Siedi, siedi. Permette, direttore. Hai conosciuto molte altre donne? No. E quella invece ti è rimasta a lungo nel cuore, vero? Amadio non voleva fare delle domande a Quandè. Allora, finita la ferma nella legione, ti sei stabilita a Parigi? Sì. Ho lavorato per 2 anni presso un fabbro, vicino Place d'Italie. Specializzato in serrature. Serrande, serrature. Ecco, di sicurezza. E tra l'altro ho anche lavorato in Svizzera in una fabbrica di casseforti. Non c'è niente di male? No, ma è un precedente interessante. Non è vero, Amadieu? E dopo il fabbro? Ho messo su un piccolo commercio di francobolli. Ah, hai un negozio? No, no, no. No, lavoro per corrispondenza. Compro per conto di altri. E a volte faccio da tramite tra chi vuol comprare e chi vuol vendere. E i clienti come li trovi? Con le inserzioni sui giornali. È così che mio marito gli ha scritto. Lei, signor Moreau, fa collezione di francobolli? Francia e Svizzera soltanto. Ed è così che quell'uomo è entrato in casa nostra. Quando? Nella seconda quindicina di settembre. E mio marito aveva letto l'annuncio e gli ha scritto che cosa desiderava. E lui è venuto quando mio marito era partito. Lo fece entrare nel salotto, nello studio. Mai più avrei pensato che fosse venuto per preparare il colpo. No, quale colpo? Di cosa mi si accusa? Di furto in casa della signora. Io? Non vorrà negare di essere stato in casa nostra. Era vestito di grigio e l'impermeabile sul braccio. Ah, sì, adesso ricordo. Sì, è una casa dalle parti di Saint-Sulpice. Sì, è il nome, quello non lo ricordo. Moreau, Joseph Moreau, Rue Princesse 10. Già, sì. Quindi ammette di essere stato in casa dei signori Moreau. Sì, ma per offrire dei francobolli, non per rubare. Va bene, questo lo vedremo. Stasera un vento che vento Thank you.
Poco toccherà anche a te. Pronto? Sì, chi è? Chi? Ma dico, scusi, sa, ma sono le 4. Va bene, aspetti un momento. Ma perché ti sei alzato? Te lo portava a letto? Chi è? È il brigadiere Fumel del 16° distretto. Come può essere se soltanto ieri mattina... Justine Quandet? Sono io. Ah, allora sono per lei. Porta via quella roba. Justine Quandet? È lei o no? Ma chi li manda? Io, mamma. Onore! Hai fatto scappare Totò. Ho aperto questo giovanotto, si vede che l'ha sentito salire. Vieni, prendi. Grazie. Non eri fuori Parigi? Si vede che sono tornato. Vieni.
arrivata molta posta? Tutta lì, nel cassetto. Si è rotto un'altra volta il fornello. Devo ripararla perché è vecchia, ma è la più buona. Grazie dei fiori. Avevo dimenticato che domani è il mio compleanno. Ah, lo vedo. Non sai nemmeno in che giorno vivi. Da quando sono partito non hai più staccato i foglietti del calendario. Ma chi li hai mandati a fare i fiori se tornavi? Beh, non credevo di tornare prima di domani. Ti fermi a pranzo? C'è il bollito al fuoco? No. Oggi no. Tra qualche giorno, eh? Ma cos'hai? È venuto uno a cercarti. Dice che ti conosce. Chi è? Quando è venuto? Un'ora fa, è di là. Ti aspetta. In camera mia? E che ci fa lì? Mi pareva di aver sentito odore di pipa. Ma guarda cosa ho trovato nella tua camera, Quandè. Quando si dice il caso. Guarda, qui su questa rivista ci sono tutte le piante e le fotografie degli interni della villa Montplaisir. Ti ricordi a Versailles, dove rubarono tutti quei gioielli 5 anni fa? Io non c'entravo. Sicuro? Tanto è vero che lo hanno assolto. Già. Per insufficienza di prove. Ah, beh, non è mica colpa mia. Stava a lei trovarle. Però, questa rivista... No, signor commissario. Lei lo sa meglio di me che questa non è una prova. Solo a Parigi ne venderanno 200.000 copie. Pare che anche il signor procuratore la legga. Perché mi dai del lei? Lui ti dà del tu. Ma è il commissario Maigret? Maigret. Quello che t'ha ficcato in galera 3 volte. No, mamma. In galera è un pezzo che non ci vado. Eh sì. Dai tempi della Svizzera. Da quando il signor commissario si occupa di me si può dire che io non ho più avuto fastidio. Beh, 2 o 3 volte. Poi ogni volta per 15 giorni. Beh, 30 al massimo. Mm-hmm. Giusto il tempo di rendersi conto che io non c'entravo. Perché io sono soltanto un onesto commerciante per corrispondenza. Già, di francobolli. Appunto. Solo che ogni volta che commettono un furto un po' particolare, il signor commissario mi fa l'onore di beccarmi. Anche questa volta, vero? Cosa è successo? Beh, ne riparleremo alla centrale. Non può arrestarlo, non può arrestarlo. Che ha fatto? Mamma, ma non mi arresta mica. È un invito, vero? Devo prepararti la valigetta. Eh sì, mamma, è meglio. Io intanto offro un bicchierino al signor commissario. Ah, sì. Non c'è che del Kirsch? No, grazie. Mamma è rimasta legata alle sue abitudini svizzere. Perché ce l'ha sempre con mio figlio? E lo lasci stare. Tanto lo sa che con lui non la spunta. Si direbbe sia fiera di lui. Certo che sono fiera. È un ragazzo in gamba. Beh. Come ha fatto a sapere che mi avrebbe trovato? È più di un mese che sono fuori di casa e fino a questa mattina neanche io sapevo che sarei tornato. Stamattina alle 8... Sei stato visto nel quartiere. Ah. Sì, sono andato dal macellaio, dal panettiere a pagare i conti. Ma perché non mi ha fatto fermare per la strada invece di venire qui? Per rivedere casa tua e conoscere tua madre. L'altra volta che sono venuto qui, 5 anni fa, lei non c'era. Sì, era in Svizzera, la mia sorella. Ascolta, Quandè, io sono qui per incarico del direttore della polizia giudiziaria.
È successo che durante una breve assenza dei proprietari, signori Moreau, il loro appartamento sia stato ripulito di tutti i preziosi. E siccome si pensa a te... Vedremo, adesso vedremo. Ad ogni modo, siccome si pensa a te, vedi, siccome mi si ritiene uno specialista, ecco, delle tue imprese, il direttore mi ha pregato di dare una mano, io ho accettato, ma non tanto per la faccenda di questo furto che andrà come andrà e che comunque non è affidato a me. Sono qui per un'altra questione che mi interessa più da vicino. Tu hai visto ultimamente Fernand? Fernand? E chi è Fernand? No, sono un foro finto tonto con me, sai benissimo chi è. È stato in guardina con te un anno fa quando fosti fermato per il furto degli arazzi, andiamo. Ah, Fernand, il gangster. Ah, signor commissario, non penserà che io abbia a che fare con quello o con qualsiasi altro? Lo so che fai tutto da solo, tu, ma io ho buoni motivi per credere che lui ti abbia avvicinato. Vedi, Fernand è stato visto da queste parti. E mi si... Che prove avete per accusarmi? Le troveremo, non dubitare. Ah, bene. E intanto su che basi mi accusate? Senti, quando ci conosciamo bene noi due. Non mi direi che sei andato a casa di questi signori per vendere dei francobolli. In casa tua ci saranno, sì o no, 100 francobolli. Ma gliel'ho detto, signor commissario, non ho merce mia, io faccio da intermediario. E poi io e mia madre abbiamo bisogno di così poco. E dove tieni i tuoi risparmi? I miei risparmi? Quello che guadagno mi serve per vivere. Avrai qualche conto in banca, sotto falso nome? No. Lo domandi al signor commissario, lui lo sa. Ha già fatto indagini presso le banche. E come tira avanti tua madre quando tu sei assente da Parigi un mese, due mesi? Beh, i fornitori le fanno credito e quando arrivo io pago. Ah, vabbè. E a chi vendi il bottino dei tuoi furti? A nessuno. Proprio lei, signor commissario, mi fa questa domanda. Non tenti di fare l'ingenuo. È stato arrestato più volte per furto. Sì, ma condannato una volta soltanto. E solo su indizi. E rilasciato 3 mesi prima del termine per buona condotta. Certo, certo. Soldato esemplare, detenuto modello, però ogni tanto dobbiamo metterlo dentro. Non è mica colpa mia. Vogliamo chiamarla sfortuna? Io non vorrei offendere nessuno parlando di partito preso. Non farò la commedia, quando è su, anche se questi signori non ti conoscono come me, hanno il tuo fascicolo sotto gli occhi, con tutte le tue prodezze. Ecco qua, guarda qui, 1950. Accusato di furto nella Villa Champion, 6 milioni di allora. Dove hai messo tutti quei soldi? Ma io non ne ho soldi, gliel'ho detto, signor commissario. Rue Tournel, la collezione di gioielli antichi del marchese Langlois, nel 65, poi il furto a Versailles. Ecco, e qui c'è la rivista che ho trovato a casa tua, ecco, con tutti i piani e le foto della villa, qui, ecco. Adesso perché ha trovato una rivista a casa mia? Basta. Questi furti dei quali sei accusato ufficialmente, per cui sei stato processato. Ma lì sono almeno annotati almeno altri 6 grossi furti che quasi certamente sono opera tua. E perché opera mia? Perché? Perché portano tutti la tua firma. Tutti commessi nelle stesse circostanze, con la stessa arte, guarda, vorrei dire. Cioè? Cioè, senza segno di scasso, di effrazioni, violenze, porte sfondate, vetri rotti, spargimento di sangue, senza tracce né impronte. Il signore entrava volando dal buco della serratura? No, ma Dio, volando, no, ma lui sa aprire le porte, a regola d'arte, vero, quand'è? Ma il suo segno caratteristico è un altro. Qual è? Lui compie i suoi furti soltanto quando è ben certo che i padroni di casa sono presenti. Tutti i 9 furti nei quali è stato implicato sono avvenuti mentre le vittime erano in casa, padroni e servitù. E non lo hanno mai sentito? Mai. Allora, come sono nati i sospetti su di lui? Ogni volta dopo lunghe indagini ho scoperto che il signor Coandé aveva frequentato per settimane, per mesi il quartiere. 2 volte ha affittato una camera mobiliata di fronte alla casa dove è avvenuto il furto, con una finestra che era
ben disposta, sì, per osservare, conoscere i luoghi, le future vittime. È vero? È vero, Quandè? Ma, signor commissario, io le ho spiegato ogni volta per quali ragioni occupavo temporaneamente quei luoghi. Temporaneamente. Sì, entro certi limiti hai ragione di dirti sfortunato. Ogni volta che succede un grosso furto mi viene fatto di inciampare in te che temporaneamente non abiti con tua madre. Mm. Solo che questa volta l'abitazione dei signori Moreau non ha alberghetti o case d'affitto lì vicino. Già, no, no, appunto. E sì. Noi non eravamo in casa al momento del furto, nemmeno la servitù. E il ladro è entrato ugualmente, signora Moreau, e scassinando malamente la serratura, rompendo un vetro, lasciando tracce, impronte. Lo stanno accusando o difendendo? Non gli avete nemmeno chiesto dov'era la sera del furto, il 22 ottobre. Signora, era inutile, perché lo so da questa cartolina che ha spedito a sua madre da Orléans. Eccola qui. Dove l'ha trovata? L'ho presa poco fa a casa tua. No, una cartolina, per quello che valgono simili alibi. Sì, valgono poco, d'accordo, da soli, ma con il resto... Allora, per concludere... Signor direttore, per concludere, le dirò che lei, dietro richiesta del collega Amadieu, ha voluto interrogare il pregiudicato onore Quandè in seguito a segnalazione della signora Moreau. Io ho rintracciato l'individuo, ve l'ho portato, voi l'avete interrogato, non spetta a me adesso tirare delle conclusioni. Al più posso esprimere un parere, ma l'ho già fatto prima con lei e col collega Amadieu. Ma insomma, sarebbe innocente adesso. Luca? Sì, capo. Porta via Quandè. Sì. Andiamo? Tu? Signor direttore, signor commissario. Devo firmare il verbale? Sì, fila. Arrivederla, signor commissario. Spero di no, per il tuo bene. In borsa. E adesso noi che facciamo? Abbiate pazienza, scusateci. Vi convocheremo noi domani o al più presto. Signora. Signori Moreau. Signore. Prego. Che indecenza. Quanto farò al momento. Ah, è qui. Ah, signor procuratore. Per questo il suo telefono non risponde. Mi spiace si sia dovuto disturbare, signor procuratore. Stavamo occupandoci del furto in Rue Princesse. Abbiamo interrogato Onore Quandè, forse lei lo ricorda. Sì, sì, lo ricordo. Direttore. Commissario Maigret, volete favorire nel mio ufficio? Va bene. Io e il sostituto Kernavel avremo delle pratiche urgenti da rivedere. Vi aspetto. E io? Se il capitano che sia disposto ad andare avanti così, piuttosto do le dimissioni. In confidenza, Maigret. Lo crede davvero innocente? Beh, in questo caso è probabile... È uno che va preso con le mani nel sacco, altrimenti... Non sarebbe prudente tenerlo sotto sorveglianza? Sì, magari. Si potrebbe scoprire quello che sta macchinando, ma con quali uomini? E contro gli ordini del giudice? No. Ma semmai spetta a lei che conduce l'inchiesta. Non ho uomini neanch'io. Poi se fosse la pista sbagliata? Sbagliata, è incerta, ecco. Vabbè, ci telefoneremo. D'accordo. Signor direttore... Vogliamo andare? Sì, sì,